Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca giudiziaria al via giovedì mattina in tribunale a Pescara un nuovo procedimento legato al caso dei furbetti del cartellino all'interno della società Provincia Ambiente. Due dipendenti sui quali già pende una richiesta di condanna per assenteismo, truffa e falso rischiano il processo bis. Sono infatti accusati di aver minacciato e vessato sul posto di lavoro il testimone chiave Gabriele Frisa, è l'unico collega che gli ha espresso solidarietà. Stefano Buda. È stato insultato, minacciato e preso a sputi da alcuni colleghi per avere denunciato e portato alla luce il caso dei furbetti del cartellino all'interno di Provincia Ambiente. Gabriele Frisa, dipendente della società in-house della provincia di Pescara, attiva nel servizio di controllo sugli impianti termici, consigliere comunale a Penne e candidato non eletto di Alleanza Verdi e Sinistra alle ultime regionali, è parte offesa insieme all'unico collega che gli è stato vicino nel procedimento che avrà inizio giovedì mattina a Pescara. Davanti al GUP Francesco Marino dovranno comparire altri due dipendenti della società, il 56enne Angelo Vittorio Bucci, responsabile dei verificatori di Provincia Ambiente, e il verificatore Gianluca Pretara, di 48 anni. Su entrambi pende la richiesta di processo a firma del PM Andrea Di Giovanni con l'accusa di atti persecutori in concorso. Sia Bucci che Pretara sono inoltre imputati nel processo madre, con una richiesta di condanna a 2 anni e 6 mesi ciascuno. Su questo versante sono in tutto 7 le richieste di condanna formulate dalla Procura. Le contestazioni sono di assenteismo, truffa, falso e in alcuni casi peculato. In sostanza, gli imputati timbravano il cartellino e poi, facendo risultare che fossero al lavoro, si allontanavano per svolgere attività di tipo privato. Frisa denunciò tutto nel 2017 e da quel momento, per il coraggioso dipendente di Provincia Ambiente, iniziarono i guai. In particolare, dal novembre del 2018 all'aprile del 2022, Frisa iniziò ad essere sistematicamente bersagliato da Bucci e Pretara con insulti e minacce. Bucci, secondo quanto riportato sul capo d'imputazione, una volta avrebbe provato a sferrare una testata al collega per poi mimare con le mani il gesto della pistola. Pretara si sarebbe invece rivolto a Frisa definendolo un morto che cammina e in un'altra occasione Bucci avrebbe sputato addosso al malcapitato. Ripetute e sistematiche inoltre le frasi ingiuriose rivolte a Frisa e all'unico collega che gli è rimasto vicino, nell'indifferenza degli altri dipendenti che anzi, in alcuni casi, avrebbero reagito ai maltrattamenti con risate complici. Ancora cronaca, circa 600 kg di vongole destinati al mercato della commercializzazione illegale sono stati sequestrati nella mattinata dal personale della Capitaneria di Porto di Pescara. Circa 300 kg di vongole sono stati scoperti dai militari al momento dello sbarco nel Porto Canale, detenuti illecitamente a bordo di un peschereccio, mentre gli altri 300 kg sono stati trovati all'interno di una cella a frigo di una ditta di distribuzione di prodotti ittici senza la prevista documentazione ed etichettatura ai fini della tracciabilità del pescato. I trasgressori sono stati sanzionati per 3.500 euro. L'attrezzo da pesca a bordo del peschereccio è stato posto a sequestro, mentre il prodotto ittico ancora in stato vitale è stato rigettato in mare grazie all'ausilio di un'unità navale in dotazione al comando. I ragazzi dei licei Da Vinci e D'Annunzio di Pescara sono stati i protagonisti del processo ad Antigone. Nell'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara è andato in scena un riadattamento della tragedia Sofoclea.
prima di procedere al dibattimento. Il processo ad Antigone per la prima volta al Tribunale di Pescara grazie al progetto Tutti in Aula, nata dalla collaborazione tra il Tribunale di Pescara, la Procura della Repubblica di Pescara e i licei Da Vinci e D'Annunzio. Il processo ad Antigone, figura che da più di 25 secoli incarna il simbolo della difesa della morale individuale contro la violenza dello Stato. Il riadattamento della tragedia Sofoclea in forma processuale è frutto di un progetto interpretativo nato dalla collaborazione dei professori Marta Giuliani e Marco Santucci. Per i ragazzi giornate come queste sono assolutamente formative, lontane diciamo dai banchi di scuola, ma nate sui banchi di scuola, dalla lettura dei testi e dalla condivisione con le tematiche dell'attualità che loro riscontrano simili o diciamo contaminate dalle vicende di Antigone e dell'antica tragedia greca. Si impara soprattutto l'idea che la giustizia, come tutte le grandi idee dell'uomo, come la felicità, come la verità, è una tensione. La giustizia la si cerca ed è appunto questa ricerca che vale la pena di percorrere. Ecco, da una tragedia come Antigone si impara che il bene e il male si intersecano, il torto e la ragione si intersecano e si mescolano. Quindi la ricerca della verità e della giustizia è un percorso faticoso ed è proprio in questo percorso che si cresce. Credo che sia un'esperienza fondamentale vivere tutto ciò all'interno di un'aula di tribunale, perché la legalità la si vive anche attraverso gli spazi nei quali si esercita il potere dello Stato. L'auspicio è che questo evento possa contribuire a promuovere una cultura della giustizia e del diritto, valori essenziali per una società democratica, soprattutto nei cuori delle nuove generazioni. Il messaggio è che loro debbano poter costruirsi attraverso lo studio, attraverso queste esperienze, una loro leggenda personale, capire qual è la loro strada nel futuro, e a questo serve la scuola. Presentato questa mattina a Teramo il progetto già avviato di Officine Gran Sasso, finanziato con 300.000 euro di fondi dal PNRR per attivare la rinascita socio-economica dei comuni nel cratere sismico. Il comune di Fano Adriano è beneficiario del finanziamento e l'associazione Itaca soggetto attuatore del progetto. Ania Cantagalli. Sindaco, Officine del Gran Sasso cos'è? Officine del Gran Sasso è un progetto innovativo, è un progetto che interessa le aree interne. Io sono sindaco di Fano Adriano, un piccolo comune dell'area interna. Il soggetto beneficiario è il comune di Fano Adriano, mentre l'ente attuatore è la società Itaca, che è un'associazione, no, una società, un'associazione di terzo settore. Siamo riusciti a intercettare 300.000 euro e daremo supporto a chi vorrà tornare ad investire nelle nostre aree interne. Nei mesi scorsi si sono svolti circa 20 incontri, innanzitutto con la popolazione, ma anche con le associazioni presenti su tutto il territorio, non solo del comune di Fano Adriano, prima e fra tutte quelle della Proloco. E nei prossimi mesi di aprile e maggio tutti i giorni saranno interessati da altri incontri, dove coinvolgeremo anche dei personaggi, persone importanti del loro settore, anche tutti i sindaci dell'intero territorio circostante dell'Alto Lomano. Il progetto è molto articolato, si sviluppa essenzialmente in 6 assi di intervento: la rifunzionalizzazione di spazi pubblici per destinarli a laboratori, co-working, aule appunto per la condivisione di progetti di comunità, servizio di supporto alle imprese articolato in uno sportello fisico e virtuale, un programma di accelerazione destinato a 30 tra imprese nascenti e imprese che già sono sul territorio e che desiderano appunto velocizzare i propri processi di market placement, come dicevo una serie nutrita di laboratori tematici su alcuni temi chiave dello sviluppo locale, postazioni di lavoro condiviso, quindi di co-working con tutte le attrezzature tecnologiche e quant'altro, una serie di eventi per l'animazione territoriale e a corredo di tutto il progetto un'azione di ricerca e sviluppo che si sostanzierà con creazione di 2 filiere su alcuni ambiti tematici, asset rilevanti per lo sviluppo del territorio. Il driver, il volano dello sviluppo di un territorio,
in generale, ma soprattutto delle aree interne, è essenzialmente il capitale umano. Quindi il progetto intende puntare soprattutto, ripeto, sulla qualificazione, riqualificazione e valorizzazione del capitale umano. Silvi entra nella rete dei comuni italiani amici delle famiglie, sostegni economici ai nuclei con almeno 3 figli, ma anche carta per sconti nei negozi. Queste ed altre misure sono state presentate ieri pomeriggio nella sala consiliare del comune alla presenza del senatore della Lega Massimiliano Romeo. Il servizio è di Katia Napoleone. Silvia è diventato un comune amico delle famiglie, ha aderito al network nazionale che consente di ottenere la licenza per l'utilizzo del marchio e di accedere alla piattaforma di formazione a distanza. Cosa prevede il progetto? Una family card con cui si possono avere sconti su beni e servizi, l'introduzione di un coefficiente che di fatto influisce sull'ISEE. L'iniziativa Silvia adotta il terzo figlio che prevede l'esenzione di alcuni oneri comunali. Centrale è anche l'operatività dello sportello famiglia che svolgerà attività di supporto e poi ancora è previsto un contributo per l'acquisto di un'auto per famiglie con 3 figli. Family Friendly, siamo una città a misura di famiglia, è un progetto che comprende tutti gli assessorati, dunque l'intera amministrazione comunale ha lavorato su questo progetto, un progetto che naturalmente raccoglie tutte le istanze delle famiglie con i quozienti familiari, ma soprattutto un aiuto alle famiglie numerose. Dunque abbiamo veramente tanti aspetti e tanti punti da toccare, è un primo passo perché poi successivamente ci saranno tante altre iniziative che seguiranno questa strada. Silvi, la prima città in Abruzzo e credo anche d'Italia con un obiettivo unico che è la famiglia. Ci vorrà tempo per attuare tutti i punti del progetto, certo è che toccherà fare i conti anche con le disponibilità. Tenuto conto che chiaramente con le risorse di cui abbiamo a disposizione oggi abbiamo voluto guardare con maggiore attenzione chiaramente alle fasce più deboli, a quelle che hanno maggiore necessità. È chiaro che l'impegno è quello di cercare pian pianino di ridurre le tasse anche alle fasce medie, però insomma questo naturalmente dipende dalle risorse, visto un po' il contesto internazionale in cui vive il governo non è assolutamente semplice, però sono tutte misure che riprendono anche, lo dico da senatore della Lega, un disegno di legge che come Lega abbiamo portato avanti già nella scorsa legislatura, dove prevede tutta una serie di misure che vadano proprio a tutelare le famiglie e soprattutto quelle più numerose, insomma fattore famiglia, ci sono quoziente familiare, insomma sono tanti aspetti che pian pianino dobbiamo introdurre, però è chiaro che tutto va fatto con estrema gradualità perché insomma non disponiamo di risorse infinite, questo penso che l'abbiano capito tutti. Un progetto coinvolgente che mette insieme bambini e genitori in attività psicopedagogiche, ludiche, sportive e sanitarie tese a contrastare la povertà educativa nei quartieri di San Donato e Rancitelli a Pescara. Più di 100 i bambini già interessati dall'iniziativa. L'Officina dei Legami, si chiama così il progetto finanziato con fondi Next Generation e UE PNRR, ed ha come obiettivo la realizzazione di interventi socio-educativi nei quartieri di Rancitelli e San Donato a favore di bambini da 0 a 6 anni e delle loro famiglie, quindi arginare la povertà educativa in un'area fortemente penalizzata della città di Pescara. Tante le attività, laboratori artistici, di psicomotricità, psicoeducativi, teatrali, centro giochi, corsi nuoto, sostegno alla genitorialità. L'iniziativa è portata avanti da una rete che ha come capofila la cooperativa sociale Orizzonte. Sono tutte attività gratuite e che sono partite già da qualche mese e che vi posso dire hanno riscontrato un buon interesse da parte della cittadinanza, tanto che abbiamo creato una vera e propria comunità all'interno sia degli spazi di via Tavo che sono stati messi a disposizione dal comune che negli spazi offerti dalle altre associazioni, e ci sono tanti genitori e tanti bambini che frequentano periodicamente tutte le attività proposte. A tutt'oggi, all'ultima rendicontazione di febbraio, i bambini erano 197 a fronte dei 130 previsti per la fine del progetto, come target finale di progetto. Le attività termineranno quasi tutte fine luglio, ce ne saranno alcune che continueranno ancora per settembre e sono già in essere dal luglio dell'anno scorso. Sarebbe molto importante dare una continuità a questa iniziativa, a questi progetti, e vi posso dire che insomma in qualche modo ci stiamo muovendo per far sì che si cerchi di continuare insomma a dare queste risposte alle famiglie.
Si chiama Tiziano Trivellone, ha 23 anni ed è di Pescara, il vincitore del quinto campionato internazionale accademico della pizza che si è svolto nell'ambito della fiera Saral Food. Emozionato Tiziano Trivellone, 23 anni, che ha vinto il quinto campionato internazionale accademico della pizza nell'ambito della fiera Saral Food. Quattro le categorie in gara: pizza classica, pizza in pala romana, pizza napoletana e pizza padellino. So che non si dovrebbe chiedere, ma te l'aspettavi? No, guarda, di vincere no. Sapevo che era andata bene la gara, comunque dei feedback dei giudici, avevo visto che era piaciuto il prodotto. E diciamo che la premiazione funzionava, che dicevano dal decimo al primo, quindi fino all'ultimo c'è stata la paura che non ero manco tra i primi 10, però alla fine ero primo. Sì, quando ha detto prima che sfida il mio nome, molto, molto felice. Una passione iniziata all'Istituto Alberghiero di Silvia, alimentata attraverso la formazione con un pizzaiolo pluricampione del mondo, ma soprattutto grazie alla sorella Chiara, di poco più grande, la designer 26enne che ha curato il locale aperto a novembre a Santa Filomena e che ora gestisce la sala. Chiara, ce l'avrai anche tu una pizza preferita? Sì, sicuramente. Diciamo che la mia preferita è la pizza al nudo e crudo, al padellino, che è un padellino burger con tartar di manzo, maionese da zafferano, guanciale di amatrice e crema di provola. La vera storia, la vera alchimia, e lo dicono sia Chiara che Tiziano, è iniziata tanti anni fa grazie a mamma Rita, che aiuta in cucina, e a papà Achille, un sostegno prezioso che ha permesso ai due ragazzi di aprire un'attività. Il giusto lievito, verrebbe da dire, per ciò che più semplicemente, senza ricorrere a metafore, si chiama fiducia, quel dono che viene elargito senza condizioni. Pizza al padellino, che è un impasto contemporaneo, diciamo attuale, caratterizzato da un'alta idratazione, sono le tre lievitazioni, e questo appunto viene cotto dentro un padellino, e diciamo che le cotture possono essere, noi qui al locale facciamo fritta statica al forno statico e al forno a vapore, le farine che utilizziamo sono di tipo 1 e facciamo diversi impasti come il semi-integrale, e appunto il semi-integrale cottura a vapore, facciamo un impasto malto d'orzo e facciamo anche come dolce un impasto al cacao, sempre pizza al padellino. Buon appetito a tutti, eh? Esatto, buon appetito. Dal salato al dolce, la terza edizione del Festival della Colomba artigianale abruzzese Memorial Dante Pierdomenico va a Nicola Zulli, ristoratore di Rocca San Giovanni. Zulli, dopo il successo al Festival del Panettone Artigianale, si è ripetuto con un elaborato ai tre cioccolati. Nicola Zulli della pizzeria Il Coccodrillo di Rocca San Giovanni in provincia di Chieti vince la terza edizione del Festival della Colomba Artigianale al Centro L'Arca di Villa Raspa di Spoltore. A presiedere la giuria è il maestro di cucina Santino Strizzi. Questa colomba al cioccolato di Nicola Zulli, cosa ha avuto di più rispetto alle altre? Allora, gli elaborati erano tutti di altissimo livello perché sono fatti da pasticceri artigianalmente, quindi con prodotti di base di alta qualità. Nicola Zulli ci ha messo il cuore dentro, perché lui quando fa la colomba e fa il panettone è una cosa che per lui è un diversivo, che lui soprattutto fa ristorazione e pizzeria. La sua colomba ha un lievito madre che lui cura da tantissimi anni. Non è facile tenere un lievito madre, ci vuole un impegno grandissimo. La lievitazione che ha avuto, più la cura nelle farine che lui ricerca. Tant'è vero che nonostante era al cioccolato, la sua era lievitata e c'aveva degli alveoli grandissimi al confronto degli altri che erano sempre ottimi, però questa c'aveva un qualcosa in più. Quindi Nicola Zulli, bisogna ammettere che da parecchi anni che sta presentando il prodotto, bisogna annoverarlo fra i grandi artisti della colomba e dei panettoni anche. In una buona colomba artigianale cosa fa la differenza effettivamente? La lievitazione o l'accostamento, l'abbinamento a prodotti tipici? Diciamo che la lievitazione è la base di tutto, poi l'accostamento sì, va bene per chi piace un prodotto innovativo e tutto il resto, però la lievitazione è uguale per tutti. Se la lievitazione è fatta bene, con il tempo giusto, con la temperatura giusta e con le farine giuste,
È logico che sia fuori un prodotto di altissima qualità. I vini firmati Barramiero e Fattoria Teatina sono riusciti a esaltare le peculiarità di queste colombe artigianali? Piacevolissimo il cerasuolo di Barramiero, come sempre il cerasuolo d'Abruzzo spacca sempre, e anche con i dolci, che è difficilissimo abbinare un cerasuolo, diciamo che molti l'hanno gradito. Mentre il passito di Ripa Teatina, è logico che un passito si abbina perfettamente, il matrimonio più giusto col dolce è fatto con un vino dolce. Siamo giunti alla nostra pagina dello sport, il calcio di Serie C in apertura nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi. Ieri sera il sindaco di Pescara Carlo Masci ha svelato di aver ricevuto una telefonata di un gruppo di imprenditori interessati a conoscere la situazione della società. Venerdì ha telefonato alla mia segreteria una persona che si è presentata come il rappresentante di un'associazione di piccole imprese e mi ha chiesto di poter contattare il presidente Sebastiani. Io ho sentito il presidente questa mattina, ci siamo messaggiati, lui mi ha detto ben volentieri, quindi ho trasferito il numero di telefono del presidente Sebastiani a questa persona che contatterà direttamente. Possiamo dire se è abruzzese o fuori regione? Non so di più, non so di più e non posso sapere di più, perché certo non mi inserisco all'interno di trattative, perché non è il mio ruolo e non potrei mai svolgere questo ruolo. Però ecco, se c'è comunque un contributo da dare in questo senso, io sono a disposizione, lo faccio per la città, lo faccio per la squadra, lo faccio da tifoso. Io non ho parlato direttamente con questa persona, mi ha telefonato 3 volte, ha telefonato alla mia segreteria, quindi io ho dato il contatto del presidente Sebastiani quando lui mi ha detto che potevo darlo. Non mi risulta direttamente che ci siano imprenditori pescaresi interessati, ma è sempre possibile. Il fatto che non lo sappia io non vuol dire che non ci siano. Certo è che il presidente Sebastiani, soprattutto negli ultimi tempi, mi ha sempre detto che lui è interessato a cedere la squadra, ma vuole lasciarla in mani solide per fare in modo che il Pescara possa avere vita tranquilla. Credo che non arrivi da Napoli, credo che arrivi più dal nord Italia. Non mi sembra che fosse, perlomeno non vorrei dire cose inesatte, perché io non ho avuto modo di parlare con questa persona che ha telefonato 3 volte alla mia segreteria, ma mi sembra che non fosse certamente del sud. Turno prepasquale determinante per gli abruzzesi di Serie D. Al De Marsi di Avezzano il derby con l'Aquila, mentre il Chieti va a San Benedetto, il notaresco chiamato a riscatto in casa. Jacopo Forcella. L'ultima giornata alle spalle e dopodomani già in campo per il giovedì di campionato prepasquale. La Serie D anticipa il proprio impegno numero 29 in una specie di infrasettimanale, che è anche un turno verità per almeno 3 delle 4 abruzzesi. Lo è in relazione a quanto accaduto domenica, perché in vetta, ancora una volta, steccano Campobasso e San Benedettese, fermate sul pari da penultima e ultima della classe, Vasto Girardi e Matese. Risultati impronosticabili se si considera che la settimana prima erano state le prime 3 a fermarsi, il che vuol dire che in vetta c'è stata una frenata brusca, si corre poco e la capolista ha una proiezione finale di 70,5 punti, vero in linea con la quota che tradizionalmente premia con il successo finale, ma leggermente più bassa delle ultime stagioni. Solo la Recanatese, stagione 2021-2022 con 68, ha conquistato il primo posto con un bottino inferiore, poi sempre a 72 Pineto l'anno scorso e lo stesso Campobasso 3 anni fa, 73 per la Vispesaro 2017-2018, nulla a che vedere con gli 83 punti del Cesena stagione 18-19 che chiuse a 83, ma evidentemente i bianconeri romagnoli, quando vincono, come stanno facendo anche in Lega Pro, lo fanno lastricando di vittorie il proprio cammino. Se si fermano 3 delle prime 4, con l'Avezzano fermato sullo 0-0 sabato dall'Atletico Ascoli, l'unica che ne approfitta è l'Aquila, che batte 2-0 la Forsempronese e riduce le distanze dalla seconda piazza, ora a meno 1 e a meno 6 quella per la vittoria del campionato. Cappellacci non è molto convinto di poter aspirare al primo posto, ma giovedì al De Marsi passano molte delle speranze di riaprire i giochi, anche perché la stessa Forsempronese, bisognosa di punti, ospita il Campobasso. Siccome si vive di risultati,
Vincendo tutte le partite c'è sempre speranza, il problema è che tu devi vincere, quindi siccome noi non vinciamo con continuità, ci sta questa settimana che magari la settimana scorsa abbiamo perso noi, un'altra settimana magari perdono punti quelle davanti, però a volte bisogna pensare oltre a quelle davanti a quelle dietro. Il calendario non ci aiuta, ma ripeto, è dura con tutti, chi per un obiettivo, chi per un altro, ognuno ha le sue priorità, di conseguenza dobbiamo essere bravi a fare il massimo. Dalla parte opposta però c'è un Avezzano che, se dalla trasferta ascolana si aspettava legittimamente qualcosa di più, avrà come obiettivo quello di ricucire sui rossoblù e far loro uno sgambetto dopo la sconfitta della gara di andata. È stata una settimana travagliata quella biancoverde, con lo scontro che va avanti tra l'ex presidente Paris e l'attuale proprietà, che secondo lo stesso Paris avrebbe acquisito le quote a sua insaputa. Non ho ricevuto nulla, dice, né mai autorizzato le Euclide Investment ad acquistarle a titolo gratuito. A questo punto, prosegue, sarà un giudice nel processo di diritto societario che verrà avviato a spiegare a tutti ciò che è accaduto. Questioni extracampo, come quello che riguarda lo stadio che ha visto la fumata bianca con la concessione fino al 2030. L'amministrazione ha confermato gli investimenti sul De Marsi che riguarderanno le tribune, l'accessibilità ai seggiolini e anche le vetrate. Intanto però c'è da tornare a vincere per provare a conservare la migliore piazza possibile nella post-season. Chi è tornato davvero a fare la voce grossa è il Chieti, che va a far visita ad una San Benedettese che ha richiamato Lauro dopo la gestione breve ma deludente di Alessandrini. È chiaro che l'inerzia a questo punto è tutta dalla parte nero-verde. Luiso ha rivitalizzato un gruppo che ha definito essere di uomini, va a segno con regolarità, subisce pochissimo e soprattutto in camera punti a ripetizione come era abituato a fare ad inizio torneo. La sfida della Riviera delle Palme è di quelle dal grande fascino, ma può consentire al Chieti di tornare prepotentemente in corsa per un posto playoff, obiettivo minimo di una stagione che era partita sotto i migliori auspici e che rischiava di naufragare per effetto di un avvio di girone di ritorno da incubo. Dopo la scoppola rimediata al Cannarsa, il Notaresco deve provare ad evitare di rendere il finale di stagione un'anticamera delle vacanze estive. È chiaro che nessuno chiedeva alla squadra di Bruno i playoff e tuttora non sono nell'agenda rossoblù, ma la parte conclusiva con sfide dal grande appeal è anche un'occasione per chiudere in bellezza un'annata comunque da ricordare. Intanto il presidente rossoblù Luigi Di Battista smentisce le voci riguardanti un possibile accordo per l'anno venturo con il Giulianova. Contrariamente alle voci che circolano, dice, non c'è stata nessuna trattativa per la fusione, anzi, come avevo preannunciato, ho già incontrato l'amministrazione comunale e sto avendo dei colloqui con diversi imprenditori per programmare a meglio e in anticipo la prossima stagione e poter crescere ulteriormente. La gara interna col Monte Rotondo non è impossibile, ma quelle formazioni che sono in basso sono in forma. Al Notaresco il compito di smentire un trend abbastanza consolidato. Siamo alla pallavolo, ultimo turno di regular season in A2 con i relativi verdetti già consolidati. L'Abba Pineto con la salvezza in tasca e la SIE Cortona va in A3 nel turno femminile. Imprese per Montesilvano e soprattutto Gada Pescara Project, Sergio Zappalorto. Il Pineto fa un figurone contro la corazzata Ravenna, ma perde 0-3, sempre ai vantaggi. Prestazione apprezzata dai tifosi, comunque in festa per la salvezza anticipata, la più che buona prestazione del gruppo su tutti i Sant'Angelo con 24 lunghezze e in attesa della Coppa Italia in programma il 14 aprile contro Cuneo o Portoviro. La SIECO lotta parzialmente col morale sotto i tacchi per la già avvenuta retrocessione nella prima frazione. Poi, nonostante un'altra buona serata di Patriarca, il team di Lanci, senza Marshall e Cantagalli e con l'impiego di seconde file, giovani compresi, lascia via libera ai, si fa per dire, motivati pugliesi di un Castellana Grotte finito in A3 come Ortona. In A2 femminile, ancora senza 7 vinti, la Sirdego Pescara sul campo stavolta dell'Olbia. In B1 altro riposo per la capolista Altino, mentre la Adriatica Presteramo, dopo il vantaggio iniziale, crolla, pur lottando strenuamente a Castellana Grotte, ma senza conseguenze per una classifica da tempo tranquilla. Le imprese della giornata riguardano la B2, un brillante Montesilvano sul neutro portafortuna di Pineto per l'indisponibilità del Palaroma, dopo una falsa partenza travolge, grazie al trio Cipriani Moccia Spagnoli, 51 punti in 3, il tosto Filottrano in un match tiratissimo, 3 punti che valgono il quarto posto in classifica. Chapeau.
Il colpo che vale triplo è però del Gada Pescara Project, che espugna il terreno tutt'altro che semplice del Massa Lombarda grazie a una magnifica prestazione collettiva che permette al sassetto di Schiazza di allungare il vantaggio fino a 7 punti sulla quart'ultima piazza, area rossa della retrocessione. Un gran momento, insomma, alla vigilia, dopo la pausa pasquale, del supermatch tutto abruzzese, giorno 6 aprile, ore 17.30 al Palais Elettra di Pescara, contro le cugine della Julia Gas. E a proposito di volley, questa sera alle ore 21 torna Pallavolè, condotta da Sergio Zappalorto per l'analisi di tutti i campionati di pallavolo, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.